Fabio Di Lello, 34 anni. Uccide con 3 colpi di pistola sparati a freddo Italo De Lisa, 21 anni, che nel 2016 aveva provocato un incidente stradale in cui era rimasta uccisa la moglie di Fabio, Roberta Smargiassi. Dopo l'atto, Fabio depone la pistola sulla tomba della moglie e poi si consegna ai carabinieri. Ma andiamo a vedere su Twitter cosa pensano gli utenti di questo fatto giudiziario. Siamo tutti Fabio Di Lello. La differenza tra me e lui è che io non avrei aspettato tutti questi mesi. Anche io avrei ucciso l'assassino di mia moglie. Ha fatto bene, i falsi moralisti vi diranno il contrario, per dimostrare di essere migliori di voi. Era amore, amore vero. In questa Italia dalle mezze misure era una misura intera d'amore. Credo abbia scritto amore. Volevo dire a Fabio Di Lello, l'uomo di Vasto, che si è fatto giustizia da solo, tu sei un grande. In Italia ci vogliono più gladiatori, più Fabio Di Lello. La giustizia italiana non fa nulla. Leggo i commenti di tanti stronzi e ho paura. Se giustifichiamo la vendetta privata, siamo tutti in pericolo. Tutti.